Ragazzi, vi ricordo il link di Instant Gaming per supportare il canale e trovare giochi a prezzi scontatissimi. Trovate il link qui sotto in descrizione al video. Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Torniamo su FIFA finalmente, sono molto contento di portarvi questa serie perché la carriera giocatore è molto snobbata, io sono molto contento di portarvela. Soprattutto ragazzi, cerchiamo di arrivare oggi in questo video a superare i 1000 like. Sarebbe un grandissimo segnale per me per capire che vi sta piacendo la carriera e volete vedere continuare la carriera di questo giocatore che molto probabilmente andrà via dalla Svezia nella prossima sessione di mercato. Non decido io le squadre in cui andare, quindi è molto importante capire che poi potremmo andare in un'altra squadra, diciamo non così blasonata, ecco, può capitare. Quindi ragazzi, un bel like e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, perché è sempre molto importante. Controlla se ti sei iscritto, iscriviti, attiva la campanella e ci siamo. Metto le cuffie, vi ricordo anche che c'è anche il canale Twitch delle live e quindi lì ragazzi è molto importante, se avete Amazon Prime appunto potete abbonarvi gratis, far parte di un gruppo importante e presto organizzeremo anche un pro clubbino su PS5. Guardate la classifica ragazzi, 42, 42, 42, ma che cacchio di campionato è? E in più l'IK a 39, l'Elfsborg a 38. È un campionato epico. E adesso noi abbiamo proprio il Duschgarden, ragazzi. Sfida al vertice devastante. Andiamo a farla, ovviamente, perché non è che possiamo fare altro. Andiamo a farci questa partita. Dovremmo partire titolari anche qui, sì. Anche loro hanno uno schema abbastanza simile, però il loro è, a mio parere, più offensivo sulle fasce. Se piove. Ma porca miseria, porca. Dai! Chiamo il microfono tipo stile telecronista, tipo così, vai. Ah. Pioggia! Ed è molto importante adesso portarla a casa questa parrocchia. Attenzione, Miracle Man, subito se la gestisce coi compagni di squadra. Vorrebbe percepire. Il passaggio è proprio per lui, se la giostra e poi va nella sua posizione. E invece no. Gliela giostrano di nuovo. Miracle cerca di gestire palla con Toivonen. Toivonen non mi caga, mi caga ora. Miracle Man prova l'1-2. Va bene. Buona qui la difesa. Miracle la stoppa egregiamente. Miracle Man se la porta dall'altra parte. Ancora Miracle, se la gestisce molto bene. La frenata. Poi Miracle se la gioca davvero ottimo. Oh! Gol! Che action! Che azione di Miracle Man! Forse il microfono è anche troppo vicino, lo allontaniamo un poco. Grande Miracle, ragazzi! Questa è un'azione splendida da parte nostra. Ma bello anche il tiro, per carità. Però bella l'azione perché abbiamo utilizzato lo scatto molto bene. Christiansen non ha sbagliato. Buono qui il recupero di palla. La palla è per me, la do subito a Toivonen questa volta. C'è un buon gioco qua. Il passaggio proprio per Miracle che se la gestisce sempre sul filo del fuorigioco. Adesso prova a rientrare, deve gestirla coi compagni. Porca miseria che action! Mister è contento, ma possiamo fare di più, eh? Allora me la gioco molto bene. Oh! Dai, raga, era perfetto, era bello tutto, per carità. Bello tutto. Fare sempre l'assist. Deve anche piazzarla il ragazzo, perché sennò è inutile. Oh! Ah! E vabbè, oggi non c'è il tiro, eh. Buono il passaggio proprio per Miracle che si avvicina all'area. Prova a portarsela. Oh! Non mi vogliono. Cioè, questo poteva tirare, invece ha fatto il pallonettino per il compagno. Leggiadrie. Lo sapevo subito, l'ho capito subito. L'ho capito subito. Già facevo no con la testa 2 ore prima. Questo è quello che succede in tutte le partite. Ed è giusto così. È giusto così. È giusto così. Purtroppo è quello che noi prendiamo tutte le partite, riusciamo a passare in vantaggio, riusciamo a fare delle belle partite, poi o veniamo praticamente pareggiati nei gol,
perché poi loro hanno fatto solo due gol e due azioni offensive praticamente, e quindi la cosa poi un po' ti dà fastidio, perché effettivamente loro non hanno fatto nulla tutta la partita, fanno la loro action e piazzano il golettino. In casa contro il Dusgarden perdiamo uno scontro diretto importante, rimaniamo a 42 punti mentre tutte le altre possono andare tranquillamente a 45. Guardate loro come sono offensivi, ma potrebbe essere anche un loro problema questo, perché appunto essere troppo offensivi, se noi recuperiamo palla si possono fare dei bei contropiedi, e sappiamo quanto Miracle in contropiede è molto molto buono. Qua ci vogliono per forza i 3 punti, perché sennò iniziamo ad allontanarci per la corsa a scudetto. Ancora la palla per Miracle, che prova un paio di dribbling secchi. Porca miseria, bello però, peccato. Ancora Miracle. Attenzione, ricordiamoci il portiere del Kalmar, che l'ultima volta le ha parate di cotte e di crude. Vediamo se era angolato. Era pure fuori da quanto... ma lui si lancia, raga. Oh, un calcio d'angolo un po' strano, però questo... Vabbè. No, domani... Passamela domani, Fra. Oh, attenzione, perché Miracle chiede qualcosa di clamoroso. La frenata! Che gol! Finalmente! Finalmente! Che golasso! Bam! Di Miracle Man! Che se la prostra! Il microfono! Se la gestisce Miracle, ragazzi! In maniera incredibile! Guardate qua, opla! Porca miseria, che... Dove la piazza poi? La frenata ci sta, ma dove la piazza? Ancora i tiri? Dribbling e secondo palo per Miracle stanno diventando qualcosa di clamoroso. Mamma mia, che passaggino qua di Miracle Man, che poi vuole ancora la palla. Prova lui! Porca miseria, cosa stava venendo fuori? Attenzione Miracle ancora. Prova a scattare e a fare a spallate, ma non è facile. Però la ruba di nuovo. Ancora Miracle Man. Prova ad entrare. La frenata. Il passaggio per Toivonen. Attenzione, perché questo è un passaggio fighissimo. Miracle prova ad approcciarsi bene contro gli avversari. La girata è molto buona. E dai, finalmente. Finalmente. Un po' di relax, raga. Perché se siamo sempre sull'1-0, poi loro pareggiano o vincono nel finale, qua ci rilassiamo un attimo. E che possiamo dire? E che possiamo dire? Oggi ha fatto un gol e 2 assist. No, non è vero, 2 no. Abbiamo iniziato l'azione precedente, ma l'assist no. Perché ho detto 2 assist? Attenzione, perché qua c'è un bel passaggio. Prova. Ma che da dove... Cioè, stop di petto, se la porta avanti, una mina, traversa. E poi il gol della squadra. Ottima prestazione oggi. Questa è la partita che devo vedere tutte le volte. Guardate. Mamma mia. Che siluro. Però è questa la partita. Dai, dai. Ottima, 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 ottima. Il pubblico del Kalmar non ci sta. Fischia i propri giocatori. Ma è così. Ragazzi, purtroppo adesso mi metto un attimo comodo, perché comunque stiamo giocando insieme, stiamo cercando di capire cosa possiamo fare, ma che devo stare tutto... Allora, metto un attimo comodo, però ragazzi, volevo anche dirvi che Göteborg è difficile da fermare. Un 48 punti, 46 per il Dusgarden, e adesso siamo noi a 45 con l'AK dietro, e ora abbiamo l'Haken. Contro l'Haken bisogna vincere, ragazzi. Assolutamente, non ce n'è, piove ancora, non è facile quando c'è la pioggia, lo sappiamo, però queste sono le classiche partite da vincere e da portare a casa. Ecco qua Toivonen che sta pensando al ritiro. Ci sta. Molto intelligentemente aspetta i compagni per far salire la squadra. Buona questa cosa qui da parte di Miracle Man, che poi trova un varco, non è ancora abbastanza veloce. Però se la gestisce molto bene con i compagni, perché porta via l'uomo
E vai, portati via pure le mutande. Ma era fuori, oh! E no, un tocco, un pezzettino della palla era ancora dentro. È più bello così, perché dà anche un tocco di realismo. Io vedete che cerco anche di non fare troppi giochetti, troppe, diciamo, skill. Perché? Perché non gioca così il mio giocatore, quindi sto cercando di rimanere un attimo anche nel personaggio. Poi magari più avanti riesce a sbloccarsi, riesce ad essere più veloce, eccetera, eccetera. Ma adesso non è il momento. Questa è una buona apertura perché portiamo via la difesa. Serve a poco perché i nostri compagni non percepiscono. Continuiamo così. Attenzione. Miracle qua si gira molto bene. Offro una palla d'oro. Provo a smarcarmi al centro. Ci sono. Il passaggio è per me. Ma... Oh! Cosa ti ho dato? Ma basta! Basta! Ma cosa gli ho offerto? E allora va a cagare! E niente, raga, niente, dai. Ci può stare, ci può stare. Molto bello però, molto realistico. La fatica che facciamo, la grinta che ci mettiamo. Tutto realistico. Ma è più bello così, vi ripeto. Cioè, non mi lamento sicuramente di perdere un campionato. Io sono un giocatore, non sono più l'allenatore. Quindi le dinamiche sono diverse. Io devo cercare di mettere il massimo in campo, però ci devono essere altri 10 giocatori ad aiutarmi. E questo è difficile. Io faccio i miei errori, loro fanno i loro, e si finisce magari poi di non fare neanche un gol. Qua altro tocco importante di Miracle. Attenzione. Oh! No! Ero libero. Se sbagliava. Se sbagliava. Mamma mia. Però 1-1 e prendiamo almeno un punticino. Dai, un punticino sul finale. Ce lo meritavamo. Ce lo meritavamo. La problematica più grande per noi è che le altre ormai sono andate via e lo stesso Göteborg è andato via. Quindi 51 punti per loro, 49 il Djurgården e adesso siamo noi a 46 con sempre il rischio che l'AIK possa prenderci. Stiamo per giocare contro l'Hammarby che appunto è al sesto posto ed è a 40 punti, soltanto a 6 da noi. È tosta, è difficile e io lo capisco, però porcaccia della miseria, porcaccia della miseria. Torniamo con la maglia Blue Marine, chiamiamola così, per questa partita contro l'Hammarby che potrebbe essere o la nostra conferma di voler lottare per il titolo o appunto il fatto che ci rinunciamo è buona. E può essere che ci rinunciamo. Intanto qua Miracle fa qualcosa di spettacolare. Il passaggio è ancora per lui. Che schifo. Senza parole. Ecco qua Miracle che se la gestisce con i propri compagni di squadra, anche con buoni passaggi, ma... Oh! E niente, raga. Cioè, c'è una lotta veramente fisica, di rimpalli, di botte, di grinta, di scivolate, di spallate per arrivare a fare una conclusione in porta, mentre loro, per arrivarci... Semplicissimo. Attenzione, perché qua Miracle supera in velocità l'avversario, prova ad entrare con cattiveria. Miracle la tocca! Dai, cacchiarola! Dai! C'è tempo! C'è tempo! C'è tempo! E attenzione al numero di assist stagionali di questo giocatore. No! Attenzione! Miracle di... Sì! Con un crosset, guardalo! Guardalo! È lì che ci credono ancora! È lì che ci credono ancora! La soddisfazione di recuperare una partita, le belle azioni, i gol belli! Non quelli dove faccio i driblozzi io tutto da solo! Questo è gioco!
preferirei fare quelli dove faccio dei ribassi da solo. Ma guardate qua la grinta, le spallate qua per provare il colpettino. Così, va! Sta! Oh! Guardalo. 16 gol nel campionato svedese. E questo è quello che può fare Miracle in questa sua prima stagione, ragazzi. Ricordiamoci che è molto giovane ed è la sua prima stagione. E dai, 2-1 recuperone, ragazzi. Recuperone. Ultima partita di questo video proprio contro l'Elfsborg, e quindi dobbiamo sicuramente chiuderla in bellezza, perché quello che dobbiamo fare è chiuderla in bellezza. Vediamo un po'. Questa volta sto un po' così, guardate. Va proprio da gara, così, Miracle. Ma perché devono sempre... Perché devono sempre passare in vantaggio loro con il primo tiro in porta? Cioè, non capisco le dinamiche della CPU. Perché il primo tiro in porta loro deve essere per una grande percentuale delle volte gol? Non me lo spiego. Mamma mia, che colpo di petto di Miracle Man, eh? Se la gestisce con Toivonen. Poi ancora il passaggio di Miracle proprio per Toivonen. Miracle prova a smarcarsi dall'altra parte. Niente da fare. Ci sta tutto. Attenzione. Miracle! Sì! Wow, una mischia! Un bordello in aria, ne esce fuori lui con questo gollonzo. Ci voleva, ragazzi. Ci voleva, fidatevi che ci voleva. No. Va bene, va bene, va bene. Oh! Bravo! Ah! Ribaltata con un gol e un assist. Ma che cos'è? Che cos'è? Ma che cos'è? Ma che... Ah! Ti muovi, devi farlo partire il contropiede, no? Perché sennò non si chiama più contropiede. Porca miseria. Fra. Sì! È questo! Sennò che cos'è? Non è mai un contropiede se non lo fai partire. Ragazzuoli, svegliamoci. Sì, 18 gol nel campionato svedese. Anche oggi una grande prova tra gol e assist. Un'importanza incredibile di avere Ale Miracle in questa squadra. Sì, altri 3 punti pesantissimi. Pesantissimi, perché abbiamo rischiato di non prenderli per 2 volte, ma soprattutto perché fanno tantissimo morale per la classifica. No, non ho capito, ragazzi. L'emozione di questo momento. Volevo solo avvisarti che ti ho inserito nell'elenco dei convocati della squadra Italia per le prossime partite del torneo qualificazioni ai mondiali contro Romania e Austria. Ci terremo in contatto con i rappresentanti della società Malmo per stabilire quando ti daranno il permesso per unirti a noi. Non vedo l'ora di averti a disposizione insieme al resto della squadra. Comunicherò la formazione titolare in secondo momento. Solo una nota per ricordare a tutti che i seguenti giocatori saranno impegnati con le rispettive nazionali dal giorno 12 novembre al giorno 18 novembre. Ale Miracle per l'Italia. È incredibile. Probabilmente non mi faranno giocare, però anche solo esordire con la maglia azzurra a 19 anni per questo ragazzo potrebbe essere qualcosa di davvero clamoroso. Voglio sentirvi nei commenti su questo argomento e soprattutto se siete felici come me di questa convocazione, lasciate un bel like, perché è molto importante il like, perché mi fa capire le vostre emozioni. Quindi il commento e il like sono importantissimi. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, dove, ragazzi, io direi che la classifica vede Göteborg 54, Dusgarden 53 e noi 52, è sempre più devastante. E il calendario vede una... Ah, abbiamo subito, ragazzi, nel prossimo video!
nel prossimo video le due partite con la nazionale e poi abbiamo appunto 1, 2, 3, 4, cosa? Ragazzi, il prossimo video potrebbe essere l'ultimo di questa prima stagione nel campionato svedese. Voglio sentirvi nei commenti. Non dico più nulla. Iscrizione, campanella, like, commento con tutte le emozioni di oggi. Un abbraccio, un bacione. E noi ci vediamo nel prossimo video che si prospetta veramente figo. Bella. Sta serie è spettacolo. Boom. Dico solo questo. Sdam.